Sera, questa sera presso la Casa dei Popoli qui a Varano Rischia abbiamo l'onore di avere tra di noi il soprano Paola Occhi e Santina Amici. Bene, buonasera, è un onore per noi essere qui, siamo molto contente, veramente siamo rimaste molto entusiaste di questa esperienza e soprattutto dell'accoglienza che abbiamo avuto qui a Ischia. Abbiamo conosciuto il calore degli ischitani. Ringrazio Paola Occhi che comunque ha accettato con molto molto piacere di venire qui, altrimenti io non sarei qui in quanto sono la sua pianista accompagnatrice. E niente, diamo adesso l'onore a lei di parlare. Beh, la cosa è reciproca, comunque io ringrazio voi dell'ospitalità, come dicevo anche nell'intervista che ho avuto oggi stamattina. Un grazie veramente di cuore a Maria Luisa Neri, a Bruno Mancini dell'ospitalità, dell'accoglienza è veramente ottima. Speriamo di essere all'altezza della situazione, ma penso che comunque la cordialità già all'inizio sia ottima. È importante. Il 2015 è l'anno della tournée, vero? Sì. Quali sono le prossime tappe? Allora c'è Roma, che è l'apertura del Giubileo. Poi abbiamo un'apertura di una scuola di canto lirico in gennaio, diretta da me e da Lorenzo Bizzarri e accompagnato da Santina Amici, dal pianoforte, come pianista. E poi abbiamo Londra, Parigi e l'America Connecticut nell'ottobre 2016. Da quanti anni lavorate insieme, insomma, si è formato questo duo? Da pochissimo, ci hanno presentato e ci siamo subito trovate molto in sintonia artisticamente, quindi da maggio 2015 stiamo insieme, andiamo tutti d'accordo. E questo è fondamentale, altrimenti un duo non si regge, se non c'è l'unione e se non si va d'accordo. C'è la sintonia, sì. Certo. Artistica e professionale. E per quanto riguarda i concerti d'Oltralpe, insomma, prossime tappe? Dunque sì, come ti ripeto, praticamente sarà la Francia, Isis permettendo, no, comunque a parte gli scherzi, Francia, Londra, sì, e Connecticut in estate, e poi vabbè faremo altri concerti comunque durante il Giubileo, sicuramente in giro per l'Italia. All'apertura del Giubileo l'8 di dicembre suoniamo a Piazza del Popolo, alla Chiesa Santa Maria dei Miracoli. Leggendo dalla vostra intervista abbiamo avuto modo di apprendere che avete fatto anche beneficenza, insomma, sì, attraverso... Sì, il volontariato è fondamentale, soprattutto nelle case di riposo, per gli anziani. Sì, per noi è una cosa che viene dal cuore, il volontariato per noi è il punto cruciale della musica. E poi vabbè, io provengo da Mirandola, dunque dove c'è stato il terremoto, effettivamente io ho fatto una raccolta fondi, effettivamente diversi concerti per la raccolta fondi nostra. E lei mi ha aiutato. Noto questa sera la particolarità di quest'abito. Sì, l'onore è vostro perché 8 milioni, dunque 8 degli 00 anche qui. E questa è stata la mia sarta, che è la mia stilista, che è la mia accompagnatrice servizio stampa. Complimenti. Effettivamente in onore vostro. Grazie a voi. Bruno Mancini, Fessure Archibugiere. Un giorno di giugno c'era forte calura, un turbine, piombata sulle coste del Tirreno. Sognavo l'impossibile. Il naso sotto falda di sombrero, i piedi nella pozza, tra scogli e granchi, il sigaro spruzzato di salsedine, braccia cuscino per la testa, occhi tra i merli, fessure archibugiere. Ti voglio nella mente.
calessi a posti singoli. I sogni non scarrozzano le coppie. Come tu però te stesso, ma ti rimando.